Ehi, prima di iniziare col video volevo dirti che per me è stato molto complicato realizzare questo video, quindi ti chiedo semplicemente di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un mi piace. Altrimenti Fares verrà questa notte stessa a casa tua a farti vedere sai cosa? Un bel glitch per i V-Bucks! E devo ringraziare tutti coloro che mi supportano nello shop per l'enorme supporto, davvero grazie di cuore. E adesso, buona visione. Quest'oggi viaggeremo nel tempo e andremo indietro in modo da rivivere, passo dopo passo, tutte e 10 le season di Fortnite. L'obiettivo sarà quello di spiegare l'intera storia di Fortnite. Tantissimi canali hanno spiegato i vari eventi in ordine cronologico, ma in questo video faremo qualcosa di ben più approfondito. Infatti, analizzeremo gli eventi, così come le modifiche alla mappa, per mettere insieme tutti gli indizi e dare un senso a tutta la storyline di Fortnite. Nonostante tutti gli eventi di Fortnite possano sembrare un insieme caotico di cose, e lo pensavo anch'io, vi assicuro assolutamente che non è così. Se proprio dovessi iniziare con ordine, dovremmo iniziare dagli inizi, ancora prima del Battle Royale. All'inizio vi era un dottore, chiamato Dottor Vinderman, che era uno scienziato intelligentissimo. Il suo laboratorio, il Vindertech Labs, è l'origine della creazione dei V-Bucks. Infatti, vista per Vindertech, e Bucks in inglese indica una pila di denaro. Il dottor Vinderman è il creatore dei pass battaglia e qualcuno afferma che addirittura sia il creatore dell'intera isola di Fortnite. Allora, prima ancora che il caos arrivasse sull'isola, tutto andava bene. Beh, perlomeno per un'isola dove gli abitanti non fanno altro che eliminarsi in continuazione. All'inizio l'isola era molto sottosviluppata, con molte fattorie e poche città degne di nome, tra queste Parco Pacifico, Borgo Bislacco e Corso Commercio. Ma col tempo la tecnologia avanzava e l'isola ha visto l'arrivo di città più industrializzate come Pinnacoli Pendenti. Tutto molto bene, fino a quando un giorno un bagliore apparve nel cielo. E questo bagliore, giorno dopo giorno, diventava sempre più grande. Gli abitanti si spaventarono e piazzarono telescopi in giro per tutta la mappa per osservare e monitorare questo strano bagliore nel cielo. Ma col tempo ciò che questo bagliore era fu chiaro. Era un meteorite e portava con sé tanti piccoli frammenti che si schiantavano al suolo per la mappa. Un messaggio di aiuto iniziò a divagare per la mappa, SOS D5, ed SOS sta per Save Our Souls, ossia salvate le nostre anime, mentre D5 erano delle coordinate nella mappa che guarda caso comprendevano Pinnacoli Pendenti. Gli abitanti erano tutti preoccupati. Il 1 maggio 2018 inizia la season 4 ed un enorme meteorite si schianta sull'isola, colpendo varie zone, ma soprattutto, inaspettatamente, Magazzino Muffito. Tutti pensavano si schiantasse su Pinnacoli, ma i calcoli erano sbagliati. Altri posti danneggiati furono qualche edificio di Pinnacoli, rapide rischiose e la prigione. Mi chiedo se qualcuno si è evaso da questa prigione per avere la sua vendetta. Cosa più interessante furono le rocce ritrovate nei pressi dello schianto del meteorite. Rocce magiche chiamate Hoprox, che davano ai player abilità antigravitoniche, qualcosa di completamente sconosciuto in questo mondo fino ad allora. Ma la cosa più strana è che al centro del complesso vi era una roccia impenetrabile ed indistruttibile. Chiaramente il governo di Fortnite ha subito perimetrato la zona per studiare al meglio gli effetti di quella roccia impenetrabile. Al tempo inoltre un film stava venendo girato nei set di Putrido Pantano, con ben due basi ai lati opposti della mappa, uno dei supereroi e una dei super cattivi. Il che non vi sembra strano che dopo un meteorite apocalittico l'isola spenda fondi per girare un film che parli dello schianto e di supereroi piuttosto che usare quei fondi per riassemblare le case danneggiate degli abitanti? Beh, questa è una spiegazione, poiché tutti questi avvenimenti ci portano a conoscenza dell'esistenza di un gruppo misterioso che opera sull'isola di Fortnite, contraddistinto dal colore nero metallico e giallo. C'è chi pensa sia il governo, ma per il resto di questo video chiameremo questo gruppo Organizzazione X. E la rivedremo ancora e ancora in giro per tutta la mappa nel corso del tempo. Nonostante anche ora sappiamo ben poco di questa organizzazione, ha sicuramente avuto un grandissimo impatto per tutta l'isola. Alcuni come me agli inizi pensavano fossero la squadra speciale del governo di Fortnite, ma in realtà i loro obiettivi sono ben più sinistri, come vedremo nel corso di questo video. Più che un'organizzatrice portatrice di aiuto, sembra un insieme di persone in cerca di potere e presto scoprirete come mai. Il set del film è stata tutta una messa in scena in modo da poter appropriarsi delle rocce di potere con la scusa di utilizzarle nel film. Infatti, camion di questa organizzazione vennero spedite in tutte le zone dei meteoriti appositamente per raccogliere le Hoprox e portarle nella base del razzo costruita per il film. Tuttavia, il meteorite a Magazzino Muffito era tutta un'altra storia. Nessun progresso venne fatto per la roccia impenetrabile. Le settimane passavano finché un giorno la roccia si ruppe da sola, rivelando quello che
invocare una capsula di sostegno vitale che rivelò la presenza di un alieno sull'isola, ripreso dalle telecamere del complesso, chiamato poi il visitatore. Non si riesce a definire bene la sua era, poiché presenta parti di tecnologia antica, così come parti di tecnologia moderna. Alcuni pensano che egli sia il capo dell'organizzazione, ma questo è improbabile. Infatti, come avrebbe potuto avere accesso ai veicoli che rivedremo nella mappa ancora e ancora, o allo staff per guidare tutti questi veicoli? Oltre a questo, era pure imprigionato in una roccia impenetrabile. Non poteva comunicare con l'esterno. Ma il visitatore non era stupido, e si è recato sulla base del razzo, che vi ricordo era stata costruita dall'organizzazione X come scusa per il set di un film, quando in realtà era il punto di raccolta delle Oprox. E ha hackerato il razzo proprio sotto il naso all'organizzazione, mandando segnali di allerta a tutte le TV e impostando un timer di lancio per il razzo. E il giorno del lancio il razzo andò alto nel cielo, ma presto virò e mirò dritto all'isola. Giusto prima che colpisse e distruggesse i pinnacoli pendenti, una spaccatura dimensionale chiamata Rift lo prende per trasportarlo in un altro punto dell'isola. Questo succede più volte, finché alla fine il razzo non si allontana dall'isola, lanciando un enorme Rift alto nel cielo. La domanda è: voleva il visitatore distruggere l'isola? No, egli voleva solo tornare a casa. Il razzo era puntato verso l'alto e gli aveva pure avvisato i cittadini del lancio. Chi è che vorrebbe distruggere un posto avvisando gli abitanti dell'imminente distruzione? No, la soluzione è diversa. Infatti il lancio stava andando alla grande, ma ad un certo punto il razzo venne riacherato dall'organizzazione X. Infatti la luce cambia da gialla a blu. L'organizzazione ha ripreso il controllo del razzo e lo ha fatto virare verso l'isola. Ma, sfruttando l'energia delle Oprox, il visitatore è stato in grado di creare un rift per salvare pinnacoli pendenti e di ricrearne ancora per spedire il razzo verso dove voleva lui. Ricordiamoci che le Oprox e il visitatore, così come i Rift, provengono tutti dalla stessa dimensione, quella del visitatore. Quindi è tecnologia per lui conosciuta, ma per noi del tempo completamente sconosciuta. Tuttavia, l'apertura dei Rift sopra il cielo ha fatto sì che le due dimensioni venissero a contatto l'un l'altra. Non a caso, la Season 5 si chiama Season 5 I Mondi Collidono. E già qui abbiamo un plot twist, ossia un colpo di scena assurdo. Pare che colui che consideravamo il nemico dell'isola è in realtà il nostro alleato più grande, poiché ha salvato l'intera isola, sacrificando se stesso ed il suo ritorno a casa, rimanendo dunque segregato in una dimensione che non era la sua. Questo è un piccolo momento per ricordarvi di sostenermi nello shop col codice OctiPFI. Ehi tu, desideri per caso tenere la rarissima skin Glow, Wonder o Honor? Purtroppo la Iconic non si può più riscattare. Devi sapere che vendo queste skin e a prezzi stracciati rispetto a certi siti che vendono la Glow addirittura a $49. E non solo, io ti offro anche grandi sconti per te e i tuoi amici. Inoltre i primi 50 le avranno ad un prezzo ben più scontato degli altri. Sarebbe un peccato non aggiungere questa skin al tuo fantastico armadietto. Affrettati, visita il link in descrizione. 12 luglio 2018, Season 5. Nonostante tutto sembrasse a posto, con il collidere dei due mondi strane cose iniziarono ad accadere. Nella mappa vennero trasportate ancore, ossa di dinosauro e un intero campo da golf, una nave vichinga e tutto questo fino all'evento clou della Season 5, un enorme cubo spawnato nel deserto. Era enorme e viola, ma soprattutto nessuno sapeva da dove provenisse. L'unica cosa certa è che ci sarebbero state enormi ripercussioni per gli abitanti dell'isola. Nonostante il cubo inizialmente sembrasse una cosa ferma, col tempo ha iniziato a muoversi ogni ora e 43 minuti. In certe locazioni, il cubo ha tra l'altro rilasciato 7 rune con strani simboli, arrivando fino alla sponda del saccheggio, dove poi è finita in acqua dissolvendosi e trasformando l'intero lago in una piattaforma rimbalzante. Con l'inizio della Season 6 scopriremo che il cubo è ancora integro e nonostante la stupidità del bagnino nel mettere il cartello di non nuotare rivolto verso il lago stesso, l'isola in mezzo si è sollevata grazie alla forza del cubo. Deve esserci stato sicuramente qualcosa a scatenare la reazione del cubo, ma al tempo non lo sapevamo ancora. Il cubo è poi tornato sopra ogni runa per accumulare energia e, una volta tornato sopra sponda del saccheggio, esplodere e creare un'enorme invasione di abietti per tutta l'isola di Fortnite che gli abitanti hanno dovuto combattere per 5 giorni. Ma al sesto giorno accadde una cosa strana. Il cubo accumulò tanta energia da iniziare a roteare su se stesso e a trasportare per una frazione di tempo tutti i giocatori nella dimensione di mezzo. Al tempo non avevamo le informazioni che abbiamo ora e ci sembrava che il cubo fosse semplicemente esploso, ma non è così. Il cubo è stato mandato da un'altra dimensione con l'obiettivo di raccogliere ciò che vi era sotto il lago dell'isola. Questo punto ora sappiamo che si chiama punto zero e sappiamo che per qualche motivo è molto ricercato.
Più avanti nel video vedremo il perché, ma per ora è importante ricordare che il cubo non ha retto tutta l'energia del punto zero e si è distrutto in 1000 pezzi, riempiendo l'isola di abietti per dei giorni. Tra il cubo e il punto zero c'era la dimensione di mezzo, ed è qui che fa la prima apparizione singolarità, sotto forma di farfalla. Fortunatamente per noi, il cubo venne distrutto e fatto in 1000 pezzi indistruttibili che vennero sparpagliati per la mappa. Usando i suoi poteri infatti, e sfruttando la potenza del punto zero, singolarità ha contrastato il potere del cubo. Al tempo, stranamente, la nostra eroina non ha voluto mostrarsi nella sua vera identità, ma piuttosto sotto forma di farfalla. Ancora non eravamo pronti per tutti i suoi segreti. Dopo gli eventi misteriosi, uno strano paracadute fu rinvenuto sul laboratorio della latrina. Qualcuno era approdato sull'isola, ma ancora non sapevamo chi fosse. Tuttavia, sue immagini furono ritrovate nelle varie schermate di caricamento. Infatti, quel robot, nome in codice AIM, fu inviato da Sergente Bruma in persona sull'isola per monitorare quello che stava accadendo. Egli, infatti, si trovava sulla sua isola, un iceberg in movimento che a tutta velocità puntava verso l'isola di Fortnite. Ma egli non portò solo la neve e il ghiaccio. Infatti era un abile ingegnere e scoprimmo così che aveva tonnellate di robot AIM a sua disposizione e che aveva inventato gli Stormwing, gli aerei che poi avremmo utilizzato noi sull'isola. Inoltre, il suo iceberg nascondeva un regno perduto da secoli, il regno dei re dei ghiacci. Il suo regno era congelato da molto tempo, poiché egli dovette sacrificare se stesso ed il suo regno per arrestare la potenza del re del fuoco, il re che aveva deciso, molto tempo fa, di tradire e combattere i re degli altri elementi. Tuttavia, il contatto con l'isola, che aveva una temperatura calda, iniziò a far sciogliere il ghiaccio e rivelando sempre di più le parti misteriose del castello che ancora non avevamo potuto osservare. Qui scoprimo la stanza del prigioniero. Il re dei ghiacci decise così di mandare i suoi scagnozzi a recuperare i frammenti del cubo rimasti sull'isola, per coinvolgere l'energia del cubo e tentare a congelare l'intera isola nel vano tentativo di non risvegliare il re del fuoco. Ma purtroppo, nonostante il re dei ghiacci avesse provato a coprire l'isola di neve e ghiaccio, i poteri del cubo gli si rivoltarono contro, creando ancora una volta i spaventosi abietti che riempirono l'isola e soprattutto non impedendo al re del fuoco di liberarsi dalle catene che a lungo lo avevano imprigionato. Se qualcuno di voi pensava che il re dei ghiacci fosse cattivo, infatti si sbagliava. Il suo era solo un sacrificio per impedire al re del fuoco di risvegliarsi e di creare casini. Probabilmente il re dei ghiacci sapeva ciò che si celava all'interno dell'iceberg stesso. Al tempo non lo sapevamo, ma più in là avremmo scoperto cosa si celava all'interno dell'iceberg, no? E dopo tutto, le previsioni meteo e le allerte TV erano in tutta l'isola, se vi ricordate, intimando la gente a far provviste per il periodo di freddo che sarebbe seguito. Chi è che vuole devastare il pianeta ma prima avvisa? Comunque, i suoi tentativi furono vani, non aveva abbastanza tempo ed energia per congelare definitivamente tutto, e così il prigioniero si liberò, portando con sé le misteriose uova e facendo un rito magico per tornare alla sua forma originale. E dove effettuò questi riti, per suo volere apparve un enorme vulcano, spazzando via bosco blaterante. Il caldo del vulcano riuscì anche a rischiudere le sue uova, che si scoprirono essere uova dei suoi scagnozzi mezzi ninja e mezzi drago lucertola. Così il re del fuoco iniziò ad accumulare potere. Nel frattempo, l'organizzazione X sparse elicotteri ovunque, come a cercare qualcosa. Vari siti di scavi vennero fatti in giro per la mappa, alcuni inutili, e poi finalmente la rivelazione. Vicino a sponde del saccheggio vi era ciò che cercavano. Così, un enorme sito di scavi venne fatto per portare alla luce il punto zero. Un misterioso bunker nascosto da tempo. E dopo un tot, l'organizzazione X è riuscita ad aprire il bunker per rivelarci ciò che vi si trovava oltre, il mondo di mezzo. Dentro vi erano ormai armi perdute, una strana maschera e un'enorme sfera di energia. Un'energia così potente da rispedirci tutti nel nostro mondo e scuotere la terra della nostra isola, cosa che ha portato all'eruzione del vulcano che con enormi lapilli ha distrutto corso commercio, pinnacoli pendenti e l'intero castello del re dei ghiacci. Alcuni pensano sia stato il re del fuoco, ma siccome la storyline del re dei ghiacci e del re del fuoco non è mai stata più ripresa, si pensa che entrambi siano deceduti durante l'eruzione del vulcano. E mentre gli abitanti si rifugiavano nei bunker, singolarità, l'eroina alla quale apparteneva la maschera nel mondo di mezzo,
ha capito che i segreti di quel mondo vennero svelati. Così decise di mettere a disposizione degli abitanti di Fortnite tutta questa energia e tutta questa conoscenza per un avanzamento tecnologico senza pari. Tutto grazie all'energia che tramite un grosso cavo indistruttibile alimentava la nuova neo inclinata e molto altro sull'isola. Per ringraziarla, un suo monumento venne eretto in neo inclinata. Tuttavia, Singularità non aveva ancora rivelato tutti i suoi segreti. Per un po' tutto andava bene, ma col tempo si è scoperto un misterioso essere racchiuso nelle profondità dei ghiacci di Picco Polare. Col tempo, ciò che si nascondeva riuscì a liberarsi e scappò in acqua. Questo per colpa del riscaldamento che iniziò a sciogliere i ghiacci. Forse è per questo che il re dei ghiacci voleva congelare tutta l'isola? Di tanto in tanto, questo mostro comunque devastò parti dell'isola. Singularità allora iniziò a costruire un robot gigante per combattere il mostro. Così, appena il mostro si presentò per tornare ad attaccare l'isola, puntando direttamente al Vault, dove c'era il mondo di mezzo e dove c'era la sfera di energia, che strano, eh? Il robot fu pronto. Il combattimento penso lo abbiate visto tutti. Quando si pensava il robot avesse avuto la meglio, il mostro è riapparso e lo ha danneggiato super potentemente. Ma in un tentativo disperato, il robot, guidato da Singularità, ha distrutto l'entrata del Vault per prendere il Nexus d'energia e tirare un pugno in bocca al mostro super potentissimo. Questo diede il tempo al robot di prendere la spada segreta nascosto sotto neo inclinata per finire una volta per tutte il mostro. Ma il vero problema ora era la sfera del Nexus, una potentissima sfera d'energia lasciata libera, e questo portò alla sua esplosione. La prima, perlomeno. L'esplosione di energia creò distorsioni spazio-temporali, riportando sull'isola luoghi che ormai non vi erano più, come Flash Factory o Rapide Rischiose e tanto altro. Anche Magazzino Monfito fu riportato indietro nel tempo. La cosa più nota fu l'enorme meteora sopra l'isola. Non so se ve ne foste accorti, infatti. Questo ci fa capire una cosa. Il tempo si è fermato. Perché la meteora sta fluttuando? Perché il tempo è fermo. Se il tempo andasse, la meteora andrebbe avanti e si schianterebbe sull'isola. E qui entrano in gioco le registrazioni del visitatore, che ci fanno capire moltissime cose. Ascoltiamole. Fin dal principio il rischio per noi non era trascurabile. Probabilmente anche altre persone sono in osservazione oltre a loro, ma dobbiamo farlo, altrimenti perderemo il ponte per sempre. Credo che nessuno abbia i dati corretti sulla conformazione dell'isola. Quelle collisioni di materia interdimensionale risolverebbero tutto senza esercitare pressione. Ora che lo vedo, è chiaro che l'effetto della morsa, anche da solo, non lascia scampo. Concentrarmi su questi calcoli mi aiuterà a ricordare. O il loop mi assopirà come tutti gli altri. Non importa. Tutte le altre precauzioni sembrano aver funzionato. Il teorema è un successo. Anzi, tu sei arrivato fuori dal loop nel momento esatto dell'espansione. Questo di fatto ha arrestato temporaneamente la singolarità e ci ha dato il tempo di creare i dispositivi necessari per sincronizzare la congiuntura. Devo ammettere che avevo trascurato il fatto che il dispositivo non è attivabile dal loop, ma solo dall'esterno. Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno della registrazione. Io sono all'interno del loop, perciò da qui non posso attivare proprio nulla. Attiva il segnalatore nell'istante esatto in cui finisce questo timer. Dobbiamo contenere di nuovo il punto zero. Se hanno ragione loro, sarà la fine. Ora, il visitatore sappiamo che è buono, e lo scienziato e Paradigma, 3 su 7, anch'essi sono buoni. Ciò che tuttavia possiamo evincere è che mancano 4 personaggi all'appello su 7. Quindi la storia dei 7 è una storia che va oltre l'isola di Fortnite, e che probabilmente arrivano da qualche altra dimensione che ancora esiste. E ciò che dicono negli audio non fa altro che confermarci tutto questo. Una cosa che sappiamo è che essi lavorano insieme per un obiettivo comune. Negli audio, lui si riferisce ad altre persone in osservazione. E io so a chi si sta riferendo. Chi è che osserva da lungo tempo tutto? Ma fidati che tu ancora non sei pronto a saperlo. Dopo lo saprai. Parla anche dei dati corretti riguardo la conformazione dell'isola, poiché egli ha sbagliato a calcolare qualcosa. Nei suoi piani non si aspettava che tutta la materia interdimensionale, e si riferisce a tutto ciò che Jones ha osservato dopo la prima esplosione del punto zero, tipo cose provenienti da diverse fasce spazio-temporali, potrebbero combinarsi insieme per formare un unico filone conduttivo. Infatti questo ci fa capire che l'isola su cui abbiamo giocato la Season X non era la nostra prima isola, non era l'isola originale, ma è più un'isola data da una incalcolata conformazione spazio-temporale. Poi dice una frase particolare.
Le registrazioni mi aiuteranno a ricordare o il loop mi assopperà come tutti gli altri. E ancora una volta, penso si riferisca agli altri sei del suo tipo, che non si sa dove siano o che fine abbiano fatto. E poi parla di altre precauzioni, che appaiono aver funzionato. Qui ci aiuta la versione inglese delle registrazioni, che fa capire che sta parlando dei Rift. Dopotutto, se vi ricordate, i Rift sono portali spazio-temporali e hanno aiutato a salvaguardare l'isola in passato dal razzo che l'organizzazione X aveva dirottato. I Rift dunque erano una misura di sicurezza che il visitatore stesso aveva posizionato in punti strategici intorno alla mappa. Dopodiché, continua dicendo che il teorema di, e qui non si capisce cosa dica perché la registrazione è rovinata, tipo, è stata un successo. Già il fatto di non sapere il nome di questo teorema e i suoi effetti ci fa capire che ci sarà un seguito a tutta questa storia. Dopo parla del fatto che la creazione di un'isola con oggetti del passato e del futuro ha restato temporaneamente singolarità. Forse perché durante il viaggio di Johnsy verso la nuova isola, ferma nello spazio e nel tempo, singolarità è rimasta tagliata fuori e non ha avuto l'occasione di difendere il punto zero? Non si sa. Ma in ogni caso, lo scienziato ha avuto il tempo necessario per creare i dispositivi per sincronizzare la congiuntura. E chiaramente, parlando di questi dispositivi, si riferisce ai Rift Beacon sparsi per la mappa. Ciò che però lo scienziato non aveva calcolato era che per attivare i Rift Beacon doveva essere all'interno del loop spazio-temporale anch'esso. E se ci pensate, le zone dei Rift erano ben 6, giusto? Pinnacoli e Gotham, Corso Commercio, Periferia Stellare, Boschetto Bisunto, Pandora e Palmetto. È un po' tutto incasinato adesso, ma vi spiego meglio. Il visitatore, lo scienziato, Paradigma, non sono 7 entità diverse, sono 7 volte la stessa persona, ma in diversi spazio-tempi. Il visitatore sta facendo queste cassette non per qualcuno a caso, ma per se stesso. Dopotutto, nelle registrazioni dice, queste registrazioni mi aiuteranno a ricordare. Questo perché probabilmente ogni volta che il loop riparte, perde la memoria e non sa nulla di quello che avverrà in futuro. Infatti nelle audiocassette dice sempre io, tu, noi, perché si riferisce a se stesso del futuro che ascolterà la registrazione. Lo scienziato e il visitatore sono la stessa persona. Dopotutto, se ci pensate, entrambi sono saltati fuori dalla capsula all'interno della meteora, ma in diverse linee temporali, e il visitatore del futuro ha usato appunto le parti meccaniche dei bruti per upgradarsi e diventare più potente. È come se voi veniste bocciati a scuola, tornaste indietro nel tempo, ma non ricordaste della vostra bocciatura, perciò avete l'occasione di sistemare gli eventi negativi, ma il problema è che non ricordate nulla riguardo agli eventi negativi. Allora cosa decidete di fare una volta che siete stati bocciati ancora? Fare una registrazione audio di voi dal futuro e portarla indietro nel passato insieme a voi, per aiutarvi a ricordare. Infatti il visitatore si è fatto le registrazioni in modo che quando tornerà ancora indietro nel tempo, si ricorderà delle cose che ha pensato nel futuro, in seguito agli eventi accaduti. Ricapitolando, lo scienziato, che è il visitatore del futuro, ha settato i dispositivi per sincronizzare la congiuntura, ossia Rift Beacon, che hanno permesso di portare sull'isola 6 locazioni di diversi universi nella linea spazio-temporale, e dopodiché ha deciso di creare un razzo per farlo partire e risolvere i problemi riguardo il contenimento del punto zero. Il problema è che per far partire il razzo doveva far ripartire il tempo, che come vi ho spiegato nella season 10 era bloccato, altrimenti il meteorite si sarebbe schiantato al suolo. Di conseguenza cosa fa? Prepara tutto per il lancio, crea delle registrazioni per se stesso, setta un timer e avvia il tempo, rilanciandosi all'interno del loop, poiché come dice nelle registrazioni, solo dall'interno del loop i Rift Beacon si sarebbero potuti attivare. Chiaramente, ancora una volta, essendo tornato nel loop, cambia forma e diventa Paradigma questa volta, che se ci fate caso è uscita il giorno del lancio del razzo. Appena il timer è arrivato a zero, lei ha potuto far partire il razzo e come nella season 4, il razzo ha creato un enorme rift nel cielo. E come nella season 4, il razzo è poi tornato sulla nostra isola, ma non era da solo. Insieme a lui, altri 6 razzi, gli altri 6 razzi delle altre linee spazio-temporali. I suoi calcoli erano corretti, è riuscito a portare in una sola dimensione, quella della Season 10, grazie ai Rift Beacon, oggetti da tutte le altre 6 dimensioni, che sono 7 in totale, come appunto le forme del visitatore.
ma nel corso del tempo il visitatore ha imparato a controllare sia i razzi che i rift stessi, e questo gli ha permesso di creare un rift enorme, gigantesco, davanti al meteorite. E una volta che il meteorite è entrato nel rift, visto che il tempo è ripartito, è respawnato sopra il punto zero, e mentre i razzi volavano verso la salvezza, il meteorite inizia l'impatto contro il punto zero. L'enorme impatto del meteorite contro il punto zero crea un'onda d'urto così potente da corrompere il punto zero e creare un buco nero che ha risucchiato tutto al suo interno. E come disse il visitatore, il punto zero deve essere contenuto di nuovo. Se i calcoli sono esatti, sarà la fine. Da lì ci ha mandato dei messaggi, 11, 146, 15, 62, che significa io non ero solo. 2 ore dopo, 87, 14, 106, 2, 100... Ci sono altri fuori dal loop. 2 ore dopo, 69, 146, 15, 36. Questo non era calcolato. 2 ore dopo, 2, 176, 8, 160, 65. Il nulla ora è inevitabile. Il visitatore non era solo ad osservare. Ci sono altre persone fuori dal loop che stanno osservando tutto e lui non l'aveva calcolato. Ormai il nulla è inevitabile. La domanda che ora io ti faccio è: sai chi sono gli altri? Sai chi insieme al visitatore hanno osservato tutto questo? Lo hai capito? Scrivi la tua soluzione nei commenti e poi, se vuoi la soluzione, la troverai nella mia pagina Instagram, nell'ultima foto che ho postato.